Mi siete utile. Eliminate coloro che sono di rango superiore al mio. Trovate i pezzi del disco della profezia e mi risparmiate la fatica. Se non foste mia nemica, vi prenderei per mia amica. I nostri scopi non sono così diversi, visto l'aiuto che mi fornite. Ah!
Aveline. Mamma. Non può essere. Ti ho affidata alle cure di Madeleine perché fossi al sicuro. E quindi... quale destino crudele ti porta qui? E rechi la lama del nemico. Non dirmi che... Io ti credevo morta. Cerca di capire. Mi avrebbero ucciso. E anche te. Io non volevo abbandonarti. È così? Agathe ti ha mandato qui a uccidermi. Ti prego, dimmi che non mi odi a tal punto. Non ti avrei mai... Ucciderti? No, sono venuta qui per conto mio. Aveline, il disco non deve cadere nelle mani di Agathe. Se accadesse, tutto ciò che ho cercato di proteggere da che ho lasciato New Orleans verrà distrutto. Come lo conosci? E perché ne hai così paura? Tempo fa. No. Scusami, Aveline. Spero che un giorno mi perdonerai. Mamma! Aveline! Io... Gerald, sembra che tu abbia visto un fantasma. Ho lasciato Chichen Itza non appena ho potuto. Quindi tu hai... avuto successo? De Ferrer... ora non ci darà più noia. Ma la faccenda non è finita. Esatto. Anch'io ho molto da dirti. Gli spagnoli ora... appoggiano la nostra causa. Le nuove leggi ti aiuteranno a salvare gli schiavi. Potrebbe essere che per la prima volta preferirò la casa alla lotta. Con te qui sembra tutto come prima. Temo che dovrò rovinare il tuo ritorno parlando di affari. Ci sono state attività sospette. Uomini in divisa spagnola seminano il panico nella palude. Ancora? Pensavo che gli interessi spagnoli coincidessero coi nostri. Per questo è tutto così... strano. Che lavorino in segreto per... È quello che dobbiamo scoprire. Ho una traccia. Un informatore ha visto un uomo corrompere dei soldati in città. Per chi? Indagherò io. Aveline, non dimentichi qualcosa. Ti prego, Gerald, non è il momento. Io... io volevo solo darti... Oh, grazie. Quanto mi mancava.